la melanzana gratificante! Bene, ho vinto il premio! Con i 200 punti accumulati in tutti questi mesi in pasticceria ho ottenuto il mio scopo! Il triplo dorayaki farcito! Adesso torno a casa in silenzio e senza farmi vedere mi divoro tutta quanta questa meraviglia che ho vinto! Va piano, Doraemon! Basta, ti hai stufato, è chiaro? Tu sei un fannullone di prima categoria, Nobita. Non ti vedo mai studiare né fare i compiti. D'ora in poi devi cambiare. Io non ho ben capito che cosa è successo con tuo papà, ma è un po' nervoso perché questo è il periodo dell'incentivo di produzione. Hai ragione, mentre giocavo in sala continuavo a parlarne. Tutto qui. Che miseria! In azienda ripetono che è stato un anno eccezionale. Peccato che non si traduca mai in un aumento di stipendio. Gli affari vanno a gonfie vele, il fatturato è raddoppiato. E a me non danno nemmeno un bonus decente. Se ripenso agli straordinari fatti per il progetto Yamada, l'azienda ha guadagnato un mucchio di soldi grazie alle mie idee. Però per me neanche un premio di produzione. Sì, ce l'ho fatta! Il bonus! Evviva, ho vinto il bonus! Stai giocando da un'ora, ma hai già finito i compiti di scuola. Wow, ho vinto il bonus e un sacco di punti! Ma perché urli? Ti ho sentito? Ti diverti con i videogiochi, ma scommetto che non hai fatto il tuo dovere! Scusa, ma quale dovrebbe essere il mio dovere? Pulire il giardino, forse? Studiare, fare i compiti! Cosa? Tu fai lo studente e studiare è il tuo lavoro, non lo sapevi? Ma non è un lavoro, a me non danno uno stipendio alla fine del mese. Però ricevi la paghetta settimanale. Voglio anche il bonus e se non mi date un incentivo non vado a scuola e non faccio più lo studente. Coraggio, voglio il bonus, papà. Voglio il bonus, il bonus, il bonus, il bonus. Il bonus, il bonus, il bonus, il bonus. Basta! Mi hai stufato, Chiara! Oh, che succede? Ecco com'è andata. È stata colpa tua se si è arrabbiato. E perché? Cosa c'è di male? Gli ho detto solo che avrei studiato se mi dava un incentivo. Credo che tu non abbia capito che cos'è un incentivo. Primo, devi andare a scuola e impegnarti solo per te stesso. E secondo, solo dopo che hai lavorato sodo ricevi un incentivo. Anche nei videogame ricevi il bonus dopo aver superato con successo il livello di gioco. Non è detto, basta imbrogliare e si ottengono più punti. Guarda un po'. Io sono fatto così, se mi danno un bel premio mi impegno e vado a scuola. Quindi voglio l'incentivo, il bonus o la gratifica, chiamali come ti pare. Bene, voglio metterti alla prova, la bonus zana! Grazie alla mia bonus zana avrai il tuo bel incentivo! E dov'è? Ma sbaglio, non succede niente. Bonus zana, bonus zana, bonus zana! Arrivo! Oh, caspita! Caro, è il presidente della tua azienda! Che cosa? Oh no! E ora come faccio? Oh, buonasera, Nobi. Sono venuto da lei per portarle una cosa. Ma questa è la sua mazza da golf del Royal Club dei Presidenti. Per quale motivo vuole darla a me? È un po' usata, ma spero che apprezzi il mio gesto. Lo consideri un premio per la sua devozione. Sono davvero onorato, la ringrazio. A proposito, che ne dice di venire a provarla subito al golf club con me? Ma certo, con enorme piacere vengo subito, signore! Hai visto? Se hai lavorato con impegno, il mio Giuschi ti consegnerà subito un bel premio! Ma certo! Finito! E adesso vediamo! Ma allora? Hai fatto soltanto i tuoi compiti di scuola! Ma io mi sono impegnato! Non riceverai mai un incentivo perché hai semplicemente compiuto il tuo dovere. Lo avrai se per caso farai di più di quello che ti ha assegnato il maestro. Non ho nessuna intenzione di studiare più del necessario. Non c'è un modo più facile per... Oh? Che cos'è? Eh? Ah! Niente! Non lo toccare! Questo è un pacchetto della pasticceria. Fermo! Fermo, mettilo giù! È il premio da 200 punti! Il triplo dorayaki farcito! Questo è mio! Ti ho aiutato nella raccolta punti della pasticceria un sacco di volte. Dovresti almeno darmene metà. No, non voglio, è solo mio! Dividere a metà. Mi è venuta un'idea. Non fa niente, tienitelo pure. Dici sul serio? Ma in cambio prendi in prestito il tuo Giuschi. Sì, d'accordo, non c'è problema. Ah, scampato pericolo.
O forse no. Ho avuto un'idea geniale. Presterò il ciuschi a qualcuno che merita di essere premiato e poi gli chiederò di fare a metà con me. Potrei andare da Rikisuchi. Sì, credo che andrà benissimo. Signor maestro, non si sente bene? No, Beat. Sono solo disperato perché non so più cosa inventarmi per fare in modo che tu diventi un bambino istruito e diligente. Oh! Nobita, che cosa fai in giro con una melanzana in mano? Hai fatto i compiti! Bonus Zana! Oh, non c'è più speranza. Eccoti finalmente. Oh, maestro Yanagida! Sì, ho letto nella tua lettera che eri disperato per il tuo allievo incompetente. È vero, maestro. Questo è il maestro del mio maestro. Sì, in effetti ha proprio un aspetto da incompetente. Ora sta parlando di me. Tieni, il mio manuale ti aiuterà. Oh, la ringrazio tanto, signor maestro! Questo bonus non mi è piaciuto affatto. Eh? Quindi mi stai dicendo che è uno dei ciuschi di Doraemon? Già! Non posso giocare, non ho ancora finito i compiti. Non importa, dovresti soltanto tenere un attimo in mano questo ciuschi. E dopo che cosa succederà? Dopo riceverai un bel premio e io vorrei che tu mi facessi un favore piccolo piccolo, ok? Ah! Ma certo, ho capito, vuoi che faccia a metà del premio con te? D'accordo, proviamo, ma solo per questa volta. Guarda come gira veloce, chissà che bonus riceverai. Bonus Zana! Buongiorno, ho una consegna. Me l'ha mandato mio zio che abita a Parigi. Dai, apri il pacco, forza, chissà che cosa c'è. Un'auto telecomandata, dei videogiochi, che c'è, che c'è? Dai, apri! Che bel regalo, questa è un'enciclopedia in francese. Ma cosa me ne faccio di metà di quella robaccia? Chi altri si impegna sempre in quello che fa? Ma certo, la mia adorata Shizuka! Mi dispiace tanto, Nobita, ma Shizuka non è in casa. È uscita mezz'ora fa, ma non mi ricordo più se andava a fare lezione di pianoforte oppure di violino. Purtroppo non te lo so dire. Capisco, non importa, grazie lo stesso. Ciao! Chi c'è ancora che si impegna in quello che fa? Sono io! Complimenti, Nobita, sei in anticipo! Come in anticipo? Non fare finta di niente, eravamo d'accordo che oggi ti saresti allenato. Ma che cosa dici? Non me lo ricordo. Questo che cos'è? Bonus Zana! Bonus Zana! Non è possibile, su ne ho diritto a un bonus. Vuoi spiegarmi a che cosa serve? No! Scusa, mi dispiace tanto. Ecco qui, cambiati e mettiti questa. Ma come sarebbe? Questo è il suo bonus. Bene, puoi tenerla. La tua invece la mando in tintoria e te la faccio recapitare. Scrivimi a questo indirizzo email. No, non ci posso credere, ma lei è Miyake, il famoso stilista. Ciao. Grazie mille. Dammela, quella maglietta è mia. Non dire sciocchezze. Ciao. È da tanto che aspettate? Guarda un po' qua, Nobita. Questa è una palla speciale che ho creato per il tuo allenamento di oggi. E a cosa serve, scusa? Vedi, quando la colpisco prende traiettorie con effetti irregolari obbligandoti a correre in tutte quante le direzioni. È assurdo, io non riesco a prendere nemmeno le palle normali. Niente di più vero. Fa silenzio, preparati. È incredibile, ha colto impreparato perfino te che l'hai inventato. Non prendo le palle ma non mi colpisco. Devi impegnarti di più. Che colpo, signor presidente, ha fatto un ottimo tiro. Lo crede davvero? Ma certo, lei è bravissimo, provi di nuovo. Oh, complimenti, un altro tiro eccezionale. Oh, che peccato, piove. Che ti prende, Nobita? Alzati in piedi, su. Se indietreggio non seguo la traiettoria della palla, per prenderla devo buttarmi in avanti. Ne arriva un'altra. Complimenti, Nobita, sei riuscito a prenderla. Per oggi basta così. Io mi riprendo il guantone. Ciao. Ce l'ho fatta, per fortuna. I ciuschi. Bonus Zana. Bonus Zana. Ciao, Shizuka! Finalmente sono riuscita a trovarti. Ho saputo che mi cercavi, ma io ero a lezione di pianoforte. Cosa volevi? Oh, niente. Non dovevi metterti a cercarmi sotto questa pioggia. Non c'è problema. Guarda, credo che stia per smettere. Hai ragione. Si vede il cielo azzurro. Ciao, Nobita! Ciao, papà!
Ascolta. Dimmi. Quando si riceve un bonus, si viene premiati per il proprio lavoro. Certo. E ricevere un bonus rende felici? Sicuro. Anche impegnarsi nel lavoro rende felici? Certo. Che sorpresa, siete arrivati anche voi. Ciao, tesoro. Come mai sei uscita? Beh, ecco, ho camminato parecchio, ma ho trovato delle ottime melanzane in offerta. Ti impegni un sacco per noi. Tieni, mamma, questa è per te. E un po', che bonus ti piacerebbe ricevere? Il regalo più grande bonus che potresti Zana, farmi sarebbe bonus quello Zana. Di studiare di più. Bonus Zana! Eccomi qua, Nobita! Coraggio, più in fretta, più in fretta! Non ce la faccio! Io ti trasformerò in uno studente modello! No, questo è un bonus favoloso! Più in fretta, più in fretta! Ehi, Dakota, volete un bonus anche voi? Voglio sentire parlare di mano!